Sì, noi abbiamo dato non a caso questo nome 4 giugno perché è la data dell'iniziativa nella quale abbiamo messo in sinergia sia lo stabilimento Stellantis e sia, cosa per noi molto importante, la necessità di un parco eolico offshore. Lo dico perché deve essere chiaro che noi non solo non siamo contro l'offshore, ma siamo stati i primi a aver proposto un parco eolico importante offshore da fare a largo di Termoli. Detto questo però con altrettanta chiarezza vogliamo dire che la Maverick diciamo per noi non rappresenta in questo momento un interlocutore importante, perché ci sono tre ragioni che vogliamo sottolineare. In primo luogo non è chiara il sistema societario, cioè la Maverick è una società che si è formata nella sostanza pochissimi mesi fa, che ha un bassissimo capitale sociale, credo 10.000 euro, e praticamente senza personale, cioè è evidente che diciamo rappresenti qualcos'altro. Ora quello che noi non possiamo fare è mettere un progetto di tanta importanza in un meccanismo di scatole cinesi dove non è chiaro chi è il protagonista vero. Quindi la prima questione è chiarire qual è la vera società che dovrebbe fare questo tipo di progetto che mobiliterebbe miliardi, non milioni di euro. Quindi c'è un problema di credibilità della società che va approfondito e va chiarito. In secondo luogo, un progetto di questo tipo è un progetto fondamentale per il futuro e il destino dell'intero Molise. Noi stiamo parlando di un progetto che dovrebbe avere un volume di energia pari più o meno all'utilizzo che ne potrebbe fare diciamo, una città di 2 milioni di abitanti, un territorio di 2 milioni di abitanti, cioè un grandissimo progetto. Beh, questo è un progetto che non può non avere una ricaduta sul territorio in modo da costruire una prospettiva economica, sociale di sviluppo per l'intero Molise, non solo per Termoli. E alla fine voglio dire che noi siamo di fronte ad un progetto che ha un'imponenza unica in Italia, praticamente uno dei pochissimi progetti che ha questa dimensione, e questo avviene in una regione che è la più piccola d'Italia e in una costa che è solo di 35-36 chilometri, quindi la valutazione seria e non come viene fatta dell'impatto di un progetto di questa natura deve essere veramente fatto con serietà. Quindi queste sono le ragioni per cui oggi abbiamo fatto e faremo delle osservazioni critiche rispetto a quella che è la società, la Maverick, che appunto si è presentata per questo progetto, ma concludo ribadendo il principio. Noi vogliamo che si faccia rapidamente un parco eolico e può essere veramente un grande contributo allo sviluppo di questa regione. Il settore pesca presenteremo anche nei prossimi giorni, credo domani, anche nelle nostre indicazioni come tutte le associazioni della pesca. Per noi, così come è stato predisposto, è assolutamente una cosa dannosa sotto il profilo della pesca, è una limitazione. Noi già abbiamo Rospo Mare che ci delimita la zona di pesca, le isole Tremiti col parco marino, altre 120 pali, che poi non è solamente il discorso dei pali, è il discorso di tutte le limitazioni che ci sarà attorno e ci sarà poi con il cavo che viene a terra, perché noi non pregiudicherà solo la pesca a strascico, ma anche la piccola pesca e soprattutto i vongolari. Quindi noi non siamo contro l'eolico, anzi, noi siamo per la salvaguardia del mare e dell'ambiente. Però è chiaro che tutte queste cose dovrebbero essere concordate con le attività economiche, della regione, soprattutto la regione Molise. Noi abbiamo una grande bottiglia peschereccia, c'è una serie di famiglie che vivono di questo. E quindi noi chiediamo solamente che ci si discute a tavolino e si discute con gli operatori del settore lì dove può essere insediata un'attività del genere.